Anticipazioni: la strada di casa, ecco cosa accadrà nel quarto episodio del 5-12. Nella prossima puntata, Fausto Morra farà una scoperta che lo stravolgerà. Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle fiction di Rai 1. In attesa della terza puntata de Cancelletto, la strada di casa in onda questa sera intorno alle 21:15, in questo articolo vogliamo svelarvi qualche anticipazione della quarta. Naturalmente i telespettatori potranno vederla martedì prossimo 5 dicembre 2017, in prima visione assoluta. Nel prosieguo dell'articolo troverete le trame complete. Trama del settimo episodio. La serie prodotta da Luca Barbareschi è composta da 6 puntate e ciascuna di essa è suddivisa in 2 parti. Nella prima, Fausto farà una scoperta che lo lascerà sconvolto. In passato è stato un truffatore ma per fortuna non ha mai ucciso nessuno. A quel punto, l'uomo ascolterà il consiglio di Elia, ovvero di mettere da parte il suo passato e di ricominciare da capo insieme alla moglie Gloria. Nel frattempo, Lorenzo e l'agronomo decideranno di portare avanti un sogno del cassetto che li accomuna, aprire al più presto un birrificio che produca della birra artigianale. Intanto Baldoni continuerà a mostrarsi perplesso nei confronti di Fausto, è convinto che quest'ultimo sia un grosso bugiardo. La strada di casa, ecco la trama dell'ottavo episodio. Nel secondo episodio della quarta puntata della strada di casa, Fausto si troverà ad affrontare un grave problema. Purtroppo ci sarà un forte temporale che provocherà dei danni e minaccerà la semina. Secondo le anticipazioni, l'uomo avrà altri impedimenti. La forza di volontà di Baldoni porterà a quest'ultimo i risultati sperati. Infatti, l'ispettore di polizia troverà una relazione tra l'improvvisa scomparsa di Paolo e la truffa. Grazie a questo, riuscirà a far aprire le indagini. Mentre la bomba d'acqua distruggerà completamente le piantine, il Morra avrà una visione che lo lascerà sconvolto. Di cosa si tratta? La strada di casa, cast e curiosità della popolare fiction di Rai 1. La strada di casa è una fiction diretta da Riccardo Donna e la prima puntata è andata in onda lo scorso 14 novembre 2017. È composta da 12 episodi di 50 minuti ciascuno ed è prodotta da Rai Cancelletto Fiction e Casanova Multimedia. Il cast è composto da ottimi attori, come Alessio Boni nei panni di Fausto Morra, Lucrezia Lante della Rovere che interpreta Gloria, Sergio Rubini che impersona l'ispettore Ernesto Baldoni, Thomas Trabacchi, Paolo Graziosi, Mauro Serio, Marco Cocci e tanti altri ancora.